Questa giornata è pienamente dedicata alla formazione, ma soprattutto per competenze, ossia la scuola oggi, la scuola dinamica, la scuola vivace, quella che vuole realizzare a tutti i costi nell'accompagnare nel percorso di vita, non solo scolastico, il ragazzo, necessariamente deve misurarsi con quello che succede dopo il diploma, quindi nel post diploma, visto i problemi che abbiamo nel mondo del lavoro, dobbiamo in qualche maniera continuare a guidare i ragazzi e a proporgli una fase successiva dove possano evidenziare un profilo professionale richiesto dal mondo del lavoro. Infatti oggi qui con noi non c'è solo la scuola incontra le imprese, ci sono i massimi rappresentanti delle imprese, delle associazioni, della Confesercenti, della Confindustria. E perché? Perché noi siamo l'unica scuola a Roma ad avere, a far parte della fondazione di un ITS, che sono scuole di alta formazione, quindi appunto quelle che costruiscono dei profili professionali che poi vengono richiesti dal mercato del lavoro. Quindi finalmente la scuola abbatte quei muri troppo alti che riguardavano le discipline, no? Formare i ragazzi per discipline, che era un po' la filosofia di Gentile, e invece fare in modo che i ragazzi già nella scuola possano sviluppare le competenze che sono quelle poi che gli daranno successo nel mondo del lavoro. La giornata di oggi è un esperimento, è un appuntamento legato al, l'abbiamo chiamato campus, perché si ha la possibilità di sperimentare l'offerta tecnica dell'ITS, servizi alle imprese. È una giornata di incontro, è una giornata di laboratori in cui i ragazzi hanno la possibilità di mettere in evidenza le proprie attitudini e di conoscere quella che è la metodologia esperienziale che gli ITS supporta. Mi chiamo Daniele Muzzi, ho 19 anni, mi sono diplomato l'anno scorso in questa scuola, Luigi Einaudi, e appena finito il diploma ho superato l'estate e mi sono presentato per fare il test d'ammissione a Roma 3, Economia. Sono stato scelto, diciamo, a superare il test. Durante il periodo, prima del pagamento, mi sono venuto a informare qui per l'ITS e mi è sembrata un'alternativa molto valida e più adatta a quelle che erano le mie capacità. Venendo qui ho fatto una scelta diversa, perché ritengo che sia un corso appunto valido, dove magari non sono un numero, ma vengo anche preso in considerazione e seguito in maniera più particolare da dei professionisti che lavorano proprio con quello che spiegano a noi, e mi ritengo molto soddisfatto e spero che questo corso mi possa aprire nuove prospettive. Vorrei aprirmi un'attività, sono uno molto creativo che ha delle idee anche direi quasi al giorno, e spero un giorno di portarne avanti qualcuna.